Il velocissimo driver francese Brandon Maisonneau è nato il 24 giugno 1993 a Cannes. Brandon ha esordito nei kart nel 2004, quando, a soli 11 anni, si è classificato primo nel campionato francese. La sua carriera prosegue costellata di successi nelle categorie Mini, Junior, KF3, KF2 e Super KF, la Formula 1 del kart. In questi anni è sempre stato supportato e spinto dall'azienda veronese Intrepid, diretta dal patron Mirko Sguerzoni, che ha permesso al talento francese di crescere colmando il suo palmarès di successi e vittorie a ripetizione nei più prestigiosi campionati internazionali del karting. Paddock raramente lo si vede, ma non lo si può poi proprio non notare in pista, dove è sempre risultato essere, in qualsiasi categoria dove abbia corso, un pilota di riferimento. Determinato, veloce, caparbio, a volte calcolatore, questi possono essere gli aggettivi corretti per descrivere il talento innato di Brandon, che ha, nei propri occhi, la voglia di arrivare, la fame di successo, la sete di vittoria. Nel 2010, per il giovanissimo Brandon, è arrivata la notizia che tutti i piloti vorrebbero ricevere nella propria vita. Infatti, l'asso di casa Intrepid è stato selezionato, dopo una rigida e attenta selezione, dal Ferrari Driver Academy. Proprio così, la casa di Maranello ha deciso di appoggiare ed accompagnare in quello che è e sarà il percorso professionale di Maisonneau. Una grande notizia quindi per il pupillo marchiato Intrepid, che così, a soli 17 anni, è entrato a far parte tra le fila del cavallino rampante. Nel frattempo, a inizio 2010, dopo alcuni test invernali, la giusta scelta, ossia quella di prendere parte al neonato campionato di Formula Abarth, nuova serie formativa creata e voluta dalla XAI. Il prestigioso team BVM invece è stata la squadra scelta che ha messo a disposizione la propria Tatus per la stagione agonistica. Il 2010 è stata un'annata sensazionale per il pupillo di casa Ferrari. Ora andremo a ripercorrere le fasi salienti del campionato dominato dal veloce francese. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now. Non è partita sicuramente nei migliori dei modi l'avventura di Brandon Maisonneau nel primo appuntamento stagionale all'interno del circuito di Misano Adriatico. Le prove di qualifica e gara 1 si sono svolte sotto la pioggia. Brandon, a causa di qualche problema tecnico sulla sua vettura, non riesce ad andare oltre un 16° posto in gara 1. La domenica, dove si è disputata gara 2, il tempo è stato bello. Ciò ha permesso all'alfiere del team BVM di trovare un buon feeling con la propria vettura. Un weekend travagliato, che comunque finisce abbastanza bene con un'11ª posizione nella seconda corsa, dopo una grande rimonta e dei rilevamenti cronometrici di tutto rispetto. Per la seconda prova stagionale, il Circus della Formula Abarth ha fatto tappa all'autodromo dell'Umbria di Magione. Maisonneau, sin dalle libere, dimostra alla concorrenza che le cose rispetto a Misano sono cambiate. I suoi rilevamenti cronometrici sono subito al top. Nelle qualifiche, il driver marchiato Intrepid sigla una splendida pole position nel suo gruppo. Questo gli vale lo start per gara 1 dalla prima fila. Il talento francese, nella prima corsa, sin dal via, dopo un'ottima partenza, prende la testa della gara per non lasciarla più fino a sotto la bandiera a scacchi, dove va a trionfare con un buon margine sul secondo classificato. Arriva così per Brandon la prima vittoria della carriera in monoposto, una grande soddisfazione cercata e voluta all'interno del circuito che lui più ama. Siamo con il vincitore assoluto di questa prima prova qui a Magione, Brandon Maisonneau. Scattato dalla pole position, non hai sbagliato niente, è portato a casa il successo. Sì, dalle prove libere sono andato forte, anche in qualifiche. Qualifiche potevo fare tanto meglio, penso. E gara 1 è andato bene.
Gara 2 è stata favolosa per il portacolori del team BVM, dove dopo una partenza difficile dalla settima piazza per inversione di schieramento effettua due sorpassi da kart fino a raggiungere, dopo la neutralizzazione della safety car, addirittura la seconda posizione totale. Un altro podio che lo proietta ai vertici della classifica generale di campionato, alle spalle del leader Raffaele Marcello. La sfida è cominciata. Il terzo round di campionato si è svolto sul bellissimo tracciato di Imola. Le qualifiche sono ancora buone per il veloce francese, dove va a occupare la terza posizione, agguantando così un'ottima seconda fila per gara 1. Brandon è autore nuovamente di un buono start e va subito ad insediarsi in seconda posizione. Là davanti Agostini ha un altro passo, ma Isano decide così di gestire intelligentemente la sua gara dalla seconda piazza, mantenendo le distanze con il terzo. La corsa ha visto uno spaventoso incidente di Marcello, per fortuna senza conseguenze. Ed eccoci col secondo classificato Brandon Maisano, che adesso bisogna prendere carta e penna e fare un attimo due conti per vedere se hai agguantato Raffaele Marcello in quanto è uscito. Seconda posizione, partivi terzo, sei soddisfatto Brandon? Sì, sono partito terzo, prima curva secondo e dopo Riccardo è partito subito, ha preso un po' di vantaggio, ma io ho visto che non c'era Marcello, mi sono detto vado tranquillo. Certo. Vedo per il campionato e vediamo gara 2. Per gara 2 Brandon scatta dalla sesta posizione per il gioco della griglia invertita. Al semaforo verde il pilota del Ferrari Driver Academy si insedia in quinta piazza, seguito dal compagno di squadra Michael Ash. La rimonta di Maisano è stupenda e riesce a portarsi a ridosso dei leader della corsa, ossia Cunil e Bacci. I due, qualche giro più tardi, in pieno dritto si agganciano andando a finire violentemente contro il muro. La corsa viene sospesa per permettere ai soccorsi di intervenire sui drivers rimasti coinvolti nel brutto incidente, che però si è risolto fortunatamente senza conseguenze fisiche. E quindi, ancora una volta, Brandon Maisano a far suonare l'inno francese sul podio di Imola, portandosi così in testa al campionato. Siamo con il vincitore di gara 2 qui della Formula Abarth Imola e con anche il leader adesso attuale di campionato, in quanto appunto Raffaele Marcello non ha potuto prendere parte alla seconda gara. Te l'aspettavi la vittoria, Brandon? No, sapevo che andavo bene a gara 2 perché abbiamo cambiato un po' di cose che non andava a gara 1 e dopo sono andato forte, ho preso una buona partenza e non so, al quinto giro ho fatto un incidente con un pilota, ci siamo toccati e ho piegato una barra davanti, ho fatto tutta la gara con il volante storto. Ma dopo c'è l'incidente dei due che è tanto brutto e dopo bandiera rossa e ho vinto.